Buongiorno a tutti, questa è la stola che andremo a realizzare insieme. Allora, nel tutorial io ho realizzato due parti in due colorazioni diverse, ho scelto il grigio perla e il lavanda e poi ho unito completamente le due parti. Indossato invece ho scelto di non unirle completamente per avere come una sciarpa, quindi sotto ho l'effetto stola e sopra una sciarpa per chiudermi meglio il collo, dato che io devo essere molto coperta. Però insomma si può realizzare nei due modi, a me piacciono entrambi. Questo punto mi è piaciuto tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Grazie per seguirmi fino adesso e se inizierete a seguirmi da questo tutorial. Grazie ancora e adesso procediamo. Realizzare la stola ho utilizzato questi tre filati. Allora, il primo è un 70% lana, un 30% angora, lunghezza 130 metri dell'outlet del gomitolo Polo Nord, che ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Poi ho utilizzato questo color lavanda. 70% lana, 30% angora, lunghezza 130 metri. Sia del grigio perla che della lavanda ho utilizzato due gomitoli e mezzo. Poi ho utilizzato questo, che è un 57% lana, un 43% acrilico, 125 metri, e anche in questo caso ho utilizzato l'uncinetto numero 4. Vi lascerò come sempre sia nel video che sotto sia l'indirizzo dell'outlet del gomitolo sia il link direttamente ai filati che ho utilizzato io se voleste utilizzarli anche voi. Per iniziare ho montato 64 catenelle con l'uncinetto del numero 4. 1, 2, 3, 4. Sono partita dalla tinta grigio perla. 5, 6, 7, 10. Arrivata a questo punto, tengo con il pollice e l'indice l'ultima catenella del primo giro, faccio 5 catenelle e non nella prima, non nella seconda, ma nella terza maglia sottostante faccio un punto basso. Poi proseguo facendo 5 catenelle, 4, 5, salto 3 maglie sottostanti e un punto basso, 5 catenelle, 4, 5, salto 3 maglie sottostanti, nella quarta un punto basso e procedo così. Quando arrivo alla fine del giro faccio 2 catenelle e chiudo con un punto alto. Poi giro il lavoro e faccio 5 catenelle, 4, 5, chiudo con un punto basso nell'archetto successivo. Poi realizzo 7 punti alti inserendomi nell'archetto ancora successivo, quindi 2, 3. Il quarto punto alto, il quinto punto alto,
7. Chiudo con un punto alto nell'archetto dopo. Poi 5 catenelle, 3, 4, 5 e un punto basso in questo archetto. 5 catenelle, 3, 4, 5 e un altro punto basso nell'archetto successivo. Da qui realizzo 7 punti alti nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi chiudo con un punto basso. Altre 5 catenelle. 3, 4, 5. E chiudo con un punto basso. 5 catenelle e chiudo con un punto basso e poi realizzo di nuovo i miei 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiudo con un punto basso, 5 catenelle, un altro punto basso, altre 5 catenelle, chiudo con un punto basso e poi faccio un gruppo da 7 punti alti nell'archetto successivo. 3, 4, 5, 6, 7. Chiudo con un punto basso, faccio 2 catenelle e un punto alto che si andrà a inserire non nella prima, non nella seconda, ma nella terza catenella, così. E ho finito questo giro. Giro il lavoro e faccio 5 catenelle e mi vado a inserire non nel primo punto alto, non nel secondo, ma nel terzo punto alto della conchiglietta sottostante e faccio un punto basso. Poi faccio un altro punto basso nel punto alto successivo, ancora un altro punto basso e poi di nuovo 5 catenelle. Vado nell'archetto successivo, chiudo con un punto basso, altre 5 catenelle, 4, 5 e chiudo con un altro punto basso. Poi faccio 5 catenelle, 3, 4, 5, mi inserisco nel terzo punto alto della conchiglia sottostante, del ventaglio della conchiglia sottostante, un punto basso, un altro punto basso, un altro punto basso ancora. 5 catenelle e di nuovo un punto basso nell'archetto successivo. 5 catenelle. E ancora un punto basso, così fino alla fine. Quindi viene l'alternarsi di 5
5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, 3 punti bassi, 5 catenelle e un punto basso, e così via. Arrivati al termine, eseguo 5 catenelle, mi inserisco nell'ultimo archetto, un punto basso, faccio di nuovo 2 catenelle e chiudo con un punto alto in questo punto basso finale del giro precedente, così. Giro 3 il lavoro, quindi avremo 3 giri dove qui c'è un mezzo cerchiolino, se così lo vogliamo definire, qui un cerchiolino intero e qui metà cerchiolino. Girando il lavoro eseguo di nuovo 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso, 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso nel secondo punto basso del gruppo dei tre sottostanti, quindi nel punto centrale basso, nel punto basso centrale faccio un altro punto basso, quindi conto 1, nel secondo inserisco il mio punto basso, nel terzo niente e continuo con 5 catenelle, 3, 4, 5. Punto basso nell'archetto 1, 2, 3, 4, 5, un altro punto basso 1, 2, 3, 4 e 5 e conto non il primo punto basso, ma nel secondo mi inserisco e faccio di nuovo un punto basso e così via fino alla fine. E continuo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi eseguo 5 catenelle, chiudo con un punto basso, faccio 2 catenelle e chiudo con un punto alto alla fine dell'archetto sottostante, in questo modo. Se voi vedete, allora abbiamo il ventaglio, poi due, sarebbero 3 giri di catenelle. E qui riprendo a fare il ventaglio, però in modo sfalsato. Quindi inizio con 3 catenelle e 3 punti alti, così. Poi chiudo con un punto basso, così, nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo di nuovo con un punto basso e poi realizzo di nuovo 7 punti alti, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudo con un punto basso nell'archetto successivo e di nuovo proseguo facendo 5 catenelle, 3, 4, 5, un punto basso, 5 catenelle, 3, 4, 5, un punto basso e nell'archetto successivo farò 7 punti alti 2 3 4 5 6
6, 7. Chiudo con un punto basso e continuo così. Dopo l'ultimo ventaglio ho fatto un punto basso, 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, un altro ventaglietto da 7 punti alti, chiudo con un punto basso e mi ritrovo a questo punto facendo 5 catenelle, 3, 4, 5, chiudo con un punto basso, realizzo altre 2 catenelle e chiudo con un punto alto nel punto sottostante di fine giro, in questo modo. Giro il lavoro. Ed eseguo 5 catenelle. Chiudo con un punto a bassi, con un punto basso, scusate. 5 catenelle, 3, 4, 5 e vado a lavorare nel terzo punto alto sottostante, qui. E faccio un punto basso, un altro punto basso e un altro punto basso ancora. 5 catenelle, 3, 4 e 5 e chiudo con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso nel terzo punto alto sottostante, un punto basso, poi faccio un altro punto basso, proseguo con un altro punto basso ancora, 5 catenelle, 4, 5 e chiudo con un punto basso, 5 catenelle, 3, 4, 5 e nell'archetto successivo faccio di nuovo un punto basso, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso nel terzo punto alto sottostante, un altro punto basso, un altro punto basso ancora, poi faccio 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. Altre 5 catenelle, 3, 4 e 5 e chiudo con un punto basso. Altre 5 catenelle, 4, 5. Vado a lavorare non nel primo né nel secondo ma nel terzo punto alto sottostante, faccio un punto basso e chiudo su un punto basso sulle 3 catenelle del giro precedente, sull'ultima delle 3 catenelle del giro precedente. Giro il lavoro e realizzo 5 catenelle, 3, 4, 5 e chiudo nell'archetto con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4 e 5 e chiudo nell'archetto sottostante. 5 catenelle, 3, ops, che mi 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivati a questo punto, lavoro nel secondo punto basso sottostante, un altro punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e chiudo con un punto basso nell'arco successivo. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3,
4, 5 e chiudo con un altro punto basso nel secondo punto basso sottostante, quindi non nel primo, ma nel secondo che incontro. Un punto basso, quindi 5 catenelle, 4, 5 e chiudo con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4, 5. Chiudo con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4, 5. Chiudo con un punto basso. 5 catenelle, 3, 4, 5. Mi inserisco nel secondo punto basso sottostante, un punto basso e altre 5 catenelle, 3, 4, 5. Chiudo con un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo con un altro punto basso, poi faccio 2 catenelle e vado a inserirmi nel punto sottostante in questo, di incontro fra le 3 catenelle e le altre due sottostanti, con un punto alto. Così. Giro il lavoro e faccio tutto un giro di archetti, iniziando in questo modo. 5 catenelle e un punto basso nell'archetto successivo. 5 catenelle e un punto basso. 5 catenelle e un punto basso. 5 catenelle e un punto basso e così via fino alla fine del giro. Arrivati a questo punto, termino con 5 catenelle, 3, 4, 5, mi inserisco nell'ultimo archetto, punto basso, 2 catenelle e un punto alto. Finale. Così. Poi, allora, a questo punto abbiamo terminato il motivo che quindi si ripeterà per tutta la lunghezza della stola. Perciò io giro il lavoro e riprenderò a fare 5 catenelle, 3, 4, 5. Chiudo con un punto basso e poi vado a fare i miei 7 archetti, 7 punti alti, scusate, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi chiudo con un punto alto e faccio due archetti, 3, 4, 5, chiudo con un punto basso, poi faccio il secondo archetto, 2, 3, 4, 5, chiudo con un punto basso e di nuovo riprendo a fare i miei 7 punti alti, 1, 2. Quattro, cinque, sei e sette. E chiudo con un punto basso nell'archetto successivo. In questo modo, se vedete, il ventaglio che avevamo qui ritorna di nuovo. E perciò questo motivo lo ripeto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ho ripetuto questo motivo per altre 12 volte, poi ho preso questo filato e ho lavorato tutto attorno facendo dei punti alti. Faccio vedere. Ho iniziato con 2 catenelle e poi ho ripreso lentamente
tutti i punti eseguendo dei punti alti in questo modo. Angolo. Nello stesso punto eseguo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. E poi proseguo facendo di nuovo tutti i punti alti. Così. In modo tale da continuare ad avere l'angolo. Finito il primo giro, lavoro soltanto l'asolina esterna e faccio un altro giro di punti alti in questo modo. Carico il filo, 3 catenelle, questo è un campione, quindi è solo per farvi capire come sono andata avanti, e sempre utilizzando solo l'asola più esterna faccio un altro giro di punti alti in questo modo. Arrivati nell'angolo, vi faccio vedere come sono andata avanti io. Ho fatto un punto alto nell'ultimo punto alto prima dell'archetto, poi ho realizzato un altro punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto sempre nell'archetto, e poi sono andata avanti nel realizzare i punti alti in modo tale che mi venisse questo angolo che adesso vi faccio vedere. Così. Una volta realizzate le due parti, le ho poi unite cucendole con l'ago e il filo giallo. Volendo si può anche unire le due parti con l'uncinetto, io ho preferito farlo con l'ago. Quindi il tutorial è finito, spero che sia stato chiaro, vi ringrazio e al prossimo tutorial.